Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Sesto episodio del Pinguino e ragazzi, a questo giro hanno raggiunto dei livelli davvero notevoli. Vai con la sigla! Camera and motherfucking sound! Ora faccio una cosa che sogno di fare da quando guardo le serie. Previously on The Penguin. Oswald Cobblepot, detto Oz, detto il pinguino, cerca di farsi strada nelle gerarchie criminali di Gotham City. Uccide Alberto Falcone, figlio di Carmine ed erede al potere della famiglia Falcone, e fa ricadere la responsabilità di questo omicidio sulla famiglia rivale, cioè la famiglia Maroni, per far scoppiare una vera e propria guerra tra le due famiglie. Il suo piano è quello di farle scannare tra di loro, per poi banchettare sui loro resti e prendere il loro posto nella gestione del drop, cioè la droga più consumata a Gotham. Ma i piani di Oz vengono leggermente messi in difficoltà da Sofia Falcone, figlia di Carmine, sorella di Alberto, che stermina la sua famiglia, pone definitivamente fine all'era dei Falcone e dà vita ad una nuova famiglia criminale, cioè la famiglia Gigante, riprendendo il cognome della amata madre morta quando lei era solo una bambina, uccisa dal padre Carmine, tra l'altro. Bastardo. Nel frattempo a Gotham c'è da piazzare una nuova droga chiamata Bliss, che viene estratta da dei particolari funghi. Oz riesce a entrare in possesso di questi funghi, ma per mettere in piedi una sua produzione di Bliss deve prima fare i conti con la famiglia Maroni. Oz quindi uccide la moglie e il figlio di Salvatore Maroni, bruciandoli vivi e godendosi lo spettacolo neanche fosse ad uno show di fuochi d'artificio. E Salvatore Maroni cosa fa? Evade di prigione e si allea con Sofia Gigante, perché adesso entrambi hanno più di un motivo per mettere Oz in cima alla lista dei nemici più odiati. Oz, insieme al suo fidato Minion Victor, un ragazzino che ha raccattato dalla strada dopo averlo beccato mentre cercava di rubargli la macchina, organizza una produzione di Bliss nei sotterranei di Gotham, diventando a tutti gli effetti un cane sciolto nella scena criminale della città. E qui arriviamo a questo sesto episodio, che inizia mostrandoci questo laboratorio di Bliss che lavora a pieno regime. Capiamo che è passato del tempo dall'ultimo episodio. Questa cosa non mi ha dato particolarmente fastidio, perché come ho detto nel video precedente, mentre Oz brucia di istinto e rabbia, Sofia ragiona con freddezza e pazienza. Sono fuoco e ghiaccio, quindi per me ha perfettamente senso che Sofia lasci passare del tempo. Forse anche sperando che Oz raggiunga i suoi obiettivi, perché così sarà ancora più soddisfacente togliergli tutto. Il piano di Oz è molto arguto, cioè iniziare a distribuire il Bliss nei quartieri delle altre famiglie criminali, magari dando degli assaggi gratis, cioè creando una vera e propria domanda del nuovo prodotto. Questo ovviamente attira l'attenzione delle altre famiglie, ed era proprio quello che voleva Oz, farsi notare per poi radunare questi piccoli clan che sì, è vero, gestiscono i loro quartieri, ma che comunque devono poi rendere conto ai pezzi grossi, ai mafiosi quelli veri come gli ormai defunti Falcone o i Maroni o la nuova famiglia i Gigante. Ed è proprio questo il plus di Oz. Lui riesce a mescolare i suoi interessi personali a quelli degli underdogs, degli outsider, di quelli nati poveri che probabilmente moriranno poveri. Anzi, i suoi interessi personali e la sua ambizione nascono proprio da lì, da una vita passata a guardare i forti rimanere forti e i deboli morire schiacciati dalle ingiustizie che rendono più forti i forti e soprattutto li rendono sempre più ricchi. E in queste specifiche scene nel suo laboratorio di Bliss, anche a livello proprio iconografico, Oz finalmente sembra un grande villain. Oz, Victor e la madre di Oz trovano rifugio a Crown Point, un quartiere di Gotham letteralmente dimenticato da tutti. Il quartiere che ha subito più danni dall'inondazione che abbiamo visto alla fine del film The Batman. Un quartiere fantasma, qui non arriva né il crimine né la legge. Non arriva neanche la corrente elettrica.
E se da una parte è il posto perfetto dove nascondersi, da un'altra parte Crown Point ti costringe davvero a fare una vita di merda. E proprio nella vecchia casa di Crown Point, dove questi personaggi si nascondono, assistiamo alle scene tematicamente più potenti di questo episodio. Perché nei film o nelle serie dove si parla di mafia, o meglio dell'ascesa di un criminale, della sua scalata verso la cima della piramide del potere, siamo abituati a vedere questo specifico criminale passare dalla povertà alla ricchezza. Penso, per dirne uno, allo Scarface di De Palma e Pacino. Qui invece assistiamo al percorso inverso. All'inizio della serie abbiamo visto Oz vivere in un bel appartamento, frequentare ristoranti di lusso, club alla moda. A Crown Point invece lo vediamo arrancare perché non c'è la corrente, perché fa freddo e non c'è la possibilità di scaldarsi. Ma il punto di vista che cambia completamente la prospettiva su questa ritrovata condizione di povertà è quello della madre di Oz. La madre di Oz soffre di una particolare demenza. Spesso si comporta come se tutti i suoi figli fossero ancora vivi, invece gli è rimasto solo Oz. Si dimentica le cose, non riconosce le persone. Però se c'è una cosa che non si dimentica mai di fare è far pesare ad Oz di non essere ancora riuscito a farla vivere come una vera signora, in una bella casa grande con tutti i lussi che in teoria dovrebbero spettare alla madre di un boss del crimine. E questo fa impazzire Oz, perché dentro di lui sa che la madre ha ragione. Sua madre è lo specchio che riflette l'immagine di un Oz che non ce l'ha ancora fatta. E se da una parte questo pensiero lo turba, da un'altra parte lo motiva a non fermarsi davanti a niente per raggiungere il suo obiettivo. C'è una scena molto forte tra madre e figlio in questo sesto episodio. Una scena in cui la madre di Oz fondamentalmente gli chiede di ucciderla nel momento in cui lei perderà completamente l'autonomia del suo corpo e della sua mente, diciamo una sorta di eutanasia. Oz con enorme fatica le promette che lo farà, ma sarà davvero in grado di farlo? In questo episodio c'è anche una piccola parentesi dedicata al potere politico di Gotham, quello della cui assenza mi ero abbastanza lamentato in un video precedente. Infatti vediamo Oz avvicinare un politico della città e quasi staccargli via il naso con una pinza. Oz dice a questo politico che adesso a Crown Point comanda lui e che dai piani alti devono necessariamente riattaccare la corrente a quel quartiere, altrimenti scatteranno le rappresaglie. Questa non è una scena banale, perché serve sia a testare il nuovo potere di Oz in città, sia a testare il ruolo, o meglio l'immagine di Oz a Crown Point. Vero che Oz pensa solo a se stesso, ma forse sta iniziando anche a sentirsi una specie di simbolo, la voce di chi invece la voce non ce l'ha e non ce l'ha mai avuta. Intrecciate a questa linea narrativa principale ci sono altre due linee narrative altrettanto convincenti. Una riguarda il Minion Victor, che in questo episodio fa il definitivo salto di qualità. Grazie a Dio. Victor infatti incontra un teppistello che viveva nel suo quartiere, un tale Squid, e questo Squid vuole entrare nel giro del Bliss. Ma Victor sa che questo personaggio è una testa calda, non è uno affidabile, quindi non vuole neanche portarlo ad Oz. Ma l'unico modo di toglierselo di dosso è farlo fuori. Victor uccide Squid in una scena davvero disturbante. Soffriamo insieme a questo ragazzino per la sua prima uccisione, per il suo primo delitto, e assistiamo al suo definitivo passaggio al lato oscuro. Finalmente Victor diventa un personaggio profondo e complesso, e non solo il minion di Oz. L'altra linea narrativa è quella di Sofia Gigante, e molto in secondo piano Salvatore Maroni, che, attenzione, non sta cercando Oz per farlo fuori, ma sta cercando qualcuno a cui Oz è legato. Sofia vuole sì uccidere Oz, ma prima vuole uccidere qualcuno che Oz ama, vuole fargli provare quello che sta provando lei. Sofia trova così Eve, la prostituta con cui Oz ha una relazione, o meglio è Eve che si fa trovare. E qui Sofia dimostra tutta la sua glacialità, perché è vero, la minaccia con una pistola, però non dà mai veramente la sensazione di essere lì per ucciderla. Tra le due nasce una sorta di solidarietà femminile e Sofia decide di usare con Eve l'arma più potente di tutte, cioè la verità. Sofia racconta a Eve di come Oz fosse assolutamente a conoscenza del fatto che Carmine Falcone fosse The Hangman, quindi il serial killer strangolatore di giovani ragazze dell'underground di Gotham. Giovani ragazze, la maggior parte delle quali erano amiche di Eve. Quindi Eve scopre che Oz, il suo uomo, copriva l'assassino delle sue amiche. E questa scoperta, in un certo senso, la libera dal suo legame di protezione reciproca con Oz, perché Oz le ha mentito. In più, si rende conto che Sofia ha tutto il diritto di avere anche solo un'opportunità di
chiudere il cerchio, di avere la sua vendetta. Per questo la indirizza proprio a Crown Point. E qui secondo me viene fuori tantissimo l'intelligenza del personaggio di Sofia, perché tu ti aspetti che lei vada lì ad uccidere Eve in quanto persona, in quanto personaggio, invece è andata lì ad uccidere il rapporto tra Eve e Oz, veramente notevole. Nel finale di questo bellissimo episodio succede una cosa che vabbè mi ha fatto volare altissimo. Oz raduna tutte le famiglie criminali dei bassi fondi di Gotham e dice loro che grazie al Bliss possono prendersi tutta la città. Fanculo i Maroni, fanculo i Gigante, fanculo tutte le altre famiglie criminali che sulla manovalanza dei bassi fondi hanno costruito la loro ricchezza senza sapere neanche i nomi di questa manovalanza. Oz convince questi criminali che da oggi gli ultimi diventano i primi e come suggellano questa nuova alleanza aprendosi tutti insieme una lattina di birra ragazzi! In particolare una lattina di Three Corner, Gotham Original Beer. Nello specifico una Premium Lager, leggo sull'etichetta. Beh ragazzi, già che brindano con una birra e non con il classico whisky o champagne, mi viene da dire finalmente. Ma poi inventarsi proprio una birra di Gotham. Per me è scena del cuore. Grande Oz. Il finalone degli episodi è di quelli belli potenti. Vediamo infatti Victor letteralmente devastato dal senso di colpa per aver dovuto uccidere Squid e la madre di Oz cercare insieme un pizzico di consolazione dalle loro rispettive miserie, improvvisando così un balletto. E perché ballano? Ballano perché a Crown Point è tornata la corrente elettrica grazie alle minacce di Oz e quindi è ripartito il giradischi che aveva un disco già pronto sul piatto. Molto bella la scena di Crown Point che si illumina all'improvviso. Bravi. Peccato che ad assistere a questo tenero balletto ci sia Sofia Gigante con un piede di porco in mano, pronta forse a consumare la sua vendetta sull'unica persona che Oz ama al mondo, cioè sua madre. Che è vero, ha chiesto praticamente a Oz di morire, di essere uccisa, però di essere uccisa da lui in un gesto quasi d'amore. E infatti questo è un legame familiare diverso da quello, per esempio, tra Sofia e suo fratello Alberto. Sofia e Alberto sono nati e cresciuti in una famiglia mafiosa. Vivi la tua vita, ma sotto sotto lo sai che da un momento all'altro può succedere qualcosa di terribile ai tuoi cari. In un certo senso lo metti in conto. Quindi da questo punto di vista anche la vendetta come concetto assume un significato diverso, è quasi un atto d'ufficio. Per Oz e la sua famiglia invece non è così. La famiglia di Oz non è una famiglia mafiosa, è una famiglia semplice, una famiglia povera. Oz ha intrapreso la strada del crimine, sostenuto dalla madre, ma il loro legame familiare è diverso. In un certo senso è più puro, non è geneticamente programmato per pensare al pericolo. Da questo punto di vista la rappresaglia nei confronti della madre di Oz risulta meno naturale, forse meno sopportabile per noi spettatori. Vediamo che succede, vediamo come va avanti, perché questa serie nella sua seconda metà sta raggiungendo dei livelli veramente notevoli. E mi piacciono molto episodi come questo in cui rallenta tutta un po' la parte crime e viene fuori con i tempi giusti la parte umana, quella che narrativamente dà sostanza e spessore ai personaggi. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta della Premium Lager di Gotham City e non fermatevi alla prima.